Simona, ma quanti modi conosci per dimagrire in modo naturale? Tantissimi! Pensa, conosco addirittura la dieta del gelato. Ma il dottor Squalozzi dice che il gelato ingrassa e basta. Ma in teoria ha ragione, ma forse non sa come farlo giusto per dimagrire. Guarda questo video e lo scoprirai anche tu. Ciao amici, anche voi pensate che dimagrire mangiando il gelato non sia possibile? Vi va di ricredervi guardando questo video? E fosse vero! Allora attenzione, mettiamo subito le cose in chiaro. Dimagrire è un processo complesso e per dimagrire il corpo ha bisogno di tre cose. 1. Eliminare gli alimenti che alterano il metabolismo degli zuccheri e impediscono al corpo di entrare nella zona brucia grassi, per cui si accumula solo grasso e non si smaltisce nulla. 2. Aggiungere gli alimenti che accendono il metabolismo e lo mantengono attivo, per cui ci pensa lui a bruciare i grassi che sono in eccesso. 3. Tanto bel movimento. E adesso cambiamo prospettiva. Di solito quando vogliamo dimagrire pensiamo solo a cosa togliere. Invece bisogna pensare a cosa introdurre di sano e buono per attivare e facilitare il processo del dimagrimento. E ora veniamo alla nostra dieta del gelato, ma non un gelato qualunque, deve essere un gelato con alcune speciali caratteristiche. Ah, ma c'è il trucco allora! Se vi piace l'idea e volete sapere dove sta il trucco, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il gelato che non fa ingrassare e attiva il metabolismo deve essere senza zuccheri e grassi industriali che fanno accumulare adipe e invece con proteine e zuccheri naturali che danno energia e attivano il metabolismo. Eccolo qui, è il gelato proteico della Foodspring, sponsor di questo video. Ne ho già parlato in diversi video perché io lo adoro e funziona, come molti di voi mi avete scritto nei commenti. E alla fine del video vi darò il codice sconto per risparmiare su tutti i vostri acquisti di gelato proteico. E anche risparmiare fa bene alla salute, no? Potete vedere qui e qui quanto è facile e veloce farlo, basta solo avere il freezer. Oggi ho scelto i gusti fragola e cocco, sono freschissimi, buonissimi e io sono tranquilla che non ingrassano. Ma la dieta del gelato? Ecco qui una giornata tipo da introdurre 2 o 3 giorni alla settimana per un sano regime dimagrante. Colazione abbondante con frutta fresca e yogurt magro o di soia senza zuccheri aggiunti. Pranzo con verdure crude, cereali in chicchi e un bel gelato Foodspring. Spuntino con un buon gelato Foodspring. Cena con verdure cotte, proteine magre e un gelato proteico Foodspring. Aiuta a sentire la sazietà e a non cercare più nessun dolce e così il corpo si sgonfia e dimagrisce giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Un po' qui. Cocco. Fragola, freschissimo, non è troppo dolce. Qual è più buono? Ma tutti e due. Ah, io lo provo subito! Certo, chi vuole provarla può ordinare il gelato proteico Foodspring usando il link in descrizione. E inserite il codice sconto Vignali piccolo YT grande per risparmiare il 15%. Ora iscrivetevi al canale e poi cliccate sulla campanella per attivare tutte le notifiche, altrimenti YouTube non vi avvisa quando escono i miei video. Tragedia! E se volete aiutarmi a condividere ancora meglio questo grande progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Info in descrizione. Facile. Ora condividete questo video con tutti i vostri amici golosoni di gelato che pensano di dover rinunciare per motivi di linea e ricordateli il link con il codice sconto che fa bene a tutti. E anche risparmiare fa bene alla salute, no? Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ciao! Cliccate la campanella.